siamo in quella parte dei Musei Vaticani che corrisponde all'appartamento privato di un papa. E quale papa? Quel Giulio II della Rovere, che è stato il papa del Rinascimento, il papa di Raffaello, il papa di Michelangelo, il papa che ha portato il Laocoonte in Vaticano. Tutto il mondo conosce questi ambienti come le stanze di Raffaello, perché è stato Raffaello il protagonista di questo celebre ciclo pittorico. Un Raffaello giovanissimo. Quando Raffaello comincia a dipingere qui, nella stanza detta della Segnatura, questo è il primo ambiente che lui ha affrescato, era un ragazzo di appena 25 anni. Famoso però, non solo a Roma ma in tutta Italia. Era una specie di ragazzo prodigio, una specie di Amedeo Mozart della pittura. Aveva affascinato Firenze con capolavori che si conservano agli Uffizi o nella Galleria Palatina. Aveva lasciato capolavori straordinari a Urbino, nelle Marche, ma anche in Umbria. Ed ora, a soli 25 anni, viene qui a Roma davanti al Papa. Vero e proprio stupore del secolo, in un certo senso. E il Papa gli comanda di affrescare quello che sarebbe stato il suo appartamento. Questo. Per il visitatore dei Musei Vaticani il primo incontro con il Raffaello delle stanze avviene qui, nella stanza che tutti conoscono come dell'incendio di Borgo. È la prima per chi entra nei Musei Vaticani, anche se è l'ultima dal punto di vista cronologico, nella sequela delle attività svolte da Raffaello dal suo atelier nell'appartamento di Papa Giulio II della Rovere. Diventare la stanza dei banchetti, il triclinium alla romana, così lo chiamano i documenti, questa sala era un luogo giudiziario, era la sede del Tribunale Grazie e Giustizie, il massimo livello giudiziario dell'amministrazione apostolica, l'equivalente della nostra Corte di Cassazione. E prima che intervenisse qui Raffaello, c'era stato Perugino a lavorare qui dentro. E infatti gli affreschi della volta, questi tondi con immagini sacre, collocati all'interno di un fitto decoro di grottesche, sono di Perugino e della sua scuola. Raffaello interviene intorno al 1515. Dice il Vasari che Raffaello, quando fu chiamato a lavorare qui, non volle abbattere gli affreschi che aveva dipinto Perugino. Questo per una specie di omaggio al suo antico maestro. Poi comincia a organizzare la decorazione delle grandi scene che qui vedete. Bisogna tener conto che in questo momento della sua vita, della sua carriera, Raffaello è oberato di lavoro e ormai il suo ruolo è quello di un organizzatore del lavoro dei suoi numerosi allievi. I giovani di Raffaello, così li chiamano i documenti, Gianfrancesco Penni, Giulio Romano, Polidoro da Caravaggio, Giovanni da Udine e molti altri ancora. E infatti anche in questi affreschi noi vediamo fortemente la presenza della bottega. Raffaello fornisce i disegni, dà le idee, controlla il lavoro, rettifica, interviene in vario modo, anche personalmente, ma il grosso del lavoro lo affida ai suoi giovani
pittori che sono bravi quasi quanto il loro maestro. Ma cosa raccontano questi affreschi? Siamo ancora nel tema dominante che attraversa tutta la iconografia delle stanze: l'intervento di Dio nella storia a difesa della sua Chiesa. E qui Raffaello seleziona fra i tanti possibili alcuni episodi. Il più famoso è quello dell'incendio di Borgo, un episodio accaduto molti secoli prima. Il Liber Pontificalis ci dà una data più o meno verificabile dalla storia, cioè l'847, e un papa che si chiamava all'epoca Leone IV, e dice la storia leggendaria che questo papa, con una benedizione, con un segno di croce dal suo palazzo apostolico, riuscì a fermare, a placare un incendio che stava devastando quella parte di Roma che sta intorno alla Basilica Vaticana e che si chiamava allora e ancora oggi si chiama il Borgo. Questo affresco è stato un testo base per tutti i classicismi d'Europa, da Guido Reni a Poussin, a Ingres, a David, tutti hanno studiato queste figure. Guardate per esempio la figura della donna con le braccia alzate al cielo che noi vediamo di spalle, oppure ancora più significativa come citazione che poi i pittori neoclassici hanno ripetuto molte volte, la figura della donna che porta una brocca sulla testa e che anche in questo caso vediamo di spalle mentre si affretta con l'acqua per aiutare a spegnere l'incendio. Oppure l'episodio di sinistra dove l'incendio di Borgo diventa una suggestione per raccontare l'incendio di Troia, quello di cui parla Virgilio nella sua Eneide. E lui immagina la città che brucia sullo sfondo e rappresenta questo giovane uomo che sta scendendo dalla muraglia infuocata e una donna che sta porgendo in basso il suo bambino. E si vede ancora Enea che porta sulle spalle il vecchio padre Anchise, accompagnato dal giovane figlio Iuno. Raffaello è il pittore della bellezza femminile e infantile. Le sue donne sono sempre bellissime. Basta guardare la donna che porta l'anfora con l'acqua sulla sua testa e poi basta guardare i bambini. È uno straordinario pittore di bambini, Raffaello. Guardate il piccolo bambino nudo che, spaventato dall'incendio, dal rumore della folla, si stringe al grembo della sua mamma. Oppure guardate quell'altro bambino o bambina che noi vediamo di spalle e che la madre, presentandolo con la mano sulle spalle, invita a pregare il Papa che si affaccia sulla loggia Vaticana, avendo sullo sfondo una chiesa, una basilica di San Pietro, che è ancora la basilica costantiniana, non è certo la nuova San Pietro che tutti conosciamo. Oppure guardate ancora il bambino spaventato che strilla accanto alla sua mamma, spaventata anche lei di fronte a quello che sta accadendo. Ecco, bisogna apprezzare Raffaello anche in dettagli come questi. L'altro episodio provvidenziale, salvifico, nella storia del papato e nella storia del mondo cristiano è quello che è raffigurato alle mie spalle. Questa è una data certa, storicamente certificata. Siamo nella notte di Natale dell'anno 800. Quel giorno, quell'anno, a Roma, il papa di allora, che si chiamava Leone III, consacra Carlo Magno, sacro romano imperatore,
Nasceva, quella notte di Natale, l'impero cristiano. Ci sono in questi racconti dei riferimenti precisi alla contemporaneità. Siamo nell'anno 1515 più o meno, e in quell'anno accade un fatto politicamente molto importante, cioè la firma del concordato fra la Santa Sede e la Corona di Francia. Dopo guerre incessanti, dopo contrasti durissimi al tempo di Giulio II della Rovere. Ora invece, con Leone X Medici, si è stabilita la pace. E lo vediamo benissimo in questa scena, dove il Carlo Magno, incoronato sacro romano imperatore, la notte di Natale dell'anno 800, ha il volto del re francese di allora, cioè di Francesco I. E non è senza significato la iscrizione latina che si trova immediatamente sotto, sopra la figura di Carlo Magno, perché tutto il bordo della sala dell'incendio di Borgo rappresenta le immagini dei grandi re cristiani della storia. Il primo e il più importante di tutti è naturalmente Carlo Magno. Carolus Carlo, Carlo Magno, Sancte Romane Ecclesie, Ensis Clipeusque, cioè Carlo Magno che è la spada, Ensis, e il Clipeus, cioè lo scudo di Santa Romana Chiesa. Quindi l'alleanza fra il Papa e la Corona di Francia ha fatto sì che adesso il nuovo Carlo Magno, cioè Francesco I, sia la difesa e la protezione della Chiesa di Roma. Un altro episodio provvidenziale di intervento di Dio nella storia sta di fronte a me, ed è quello che parla della battaglia di Ostia. Anche questo è un episodio molto remoto nel tempo, difficilmente certificabile dal punto di vista storico, ma comunque si tratta di una incursione dei pirati saraceni che da Ostia, risalendo il corso del Tevere, minacciavano di saccheggiare Roma. Le truppe del Papa vanno incontro all'incursione nemica, sconfiggono gli invasori e vincono la battaglia. E il Papa di allora, che era ancora Leone III, è qui rappresentato. Come si può notare, questi papi antichi e in parte leggendari, Leone IV, Leone III, hanno tutti il volto di Leone X Medici, come se Raffaello volesse dirci che come gli antichi Leone avevano salvato la Chiesa e il mondo, così il nuovo Leone, quel Leone X Medici che sedeva sul trono di Pietro, oggi, all'anno 1515, avrebbe salvato la Chiesa e il mondo. Questa era la biblioteca, oggi la conosciamo come stanza della segnatura, perché per un certo periodo nella storia ha ospitato il tribunale ecclesiastico di questo titolo. Ma al tempo di Giulio II e di Raffaello doveva essere la biblioteca del Papa. Ma cosa ci deve essere nella biblioteca di un Papa del Rinascimento? Proviamo a immaginarlo. Ci saranno naturalmente libri di filosofia, di scienza, di storia del pensiero. Ci saranno libri di teologia, di esegesi biblica, ci saranno libri di mistica, di ascetica, di apologetica. E anche questo è logico. Ma nella biblioteca di un Papa umanista, qual era Giulio II della Rovere, non potevano mancare libri che parlavano di bellezza, di poesia, i capolavori di Omero, di Lucrezio, di Virgilio,
di Dante Alighieri, di Ariosto, del Sannazaro. E dal momento che il Papa è anche un sovrano ed è un legislatore, non potevano mancare libri che parlavano di diritto, di leggi, di codici, quelli canonici e quelli civili e penali. Ebbene, la partitura degli affreschi che vedete corrisponde esattamente a questa divisione di argomenti. Cominciamo dalla parete forse più celebre, la famosa scuola d'Atene. Si chiama così perché al centro sono raffigurati i protofilosofi, i primi filosofi. Platone, che indica con la mano verso il cielo, la filosofia idealistica, gli archetipi, no? La filosofia di Platone fondata sugli ideali assoluti. L'altro invece è Aristotele, il filosofo della concretezza terrena, l'alfiere del materialismo, potremmo dire. E infatti vediamo che Aristotele allunga la mano verso destra, come a indicare che la saggezza, la sapienza, la conoscenza viene dalla sperimentazione. Tutto intorno ci sono i protagonisti del pensiero antico. Diogene, per esempio, questo vecchio che si abbandona seminudo sui gradini di questa ideale accademia, il cinico Diogene, quello che diceva che l'unica felicità consiste nel rinunciare a ogni desiderio. E poi c'è Pitagora, per esempio, in primo piano a sinistra, che sta scrivendo sul suo libro. Pitagora, il teorico delle proporzioni, e intorno a lui ci sono allievi che scrutano quello che lui sta scrivendo. Notare che c'è anche un personaggio con un turbante in testa. Quel musulmano che sta scrutando il lavoro di Pitagora, altri non è che Averroè, il traduttore di Aristotele. Averroè, che è il gran commento feo, come dice Dante Alighieri, uno dei protagonisti della sapienza islamica trapassata nel mondo occidentale. E poi c'è qui, ecco, Epicuro, l'ateo Epicuro, quello che diceva che gli dèi non esistono, o se esistono non si preoccupano degli affari degli uomini. C'è Socrate, in secondo piano, col tipico profilo rincagnato, e di fronte a lui c'è il bellissimo fatuo Alcibiade. E poi ancora ci sono gli scienziati del cielo e della terra, Tolomeo col planetario. Tutti questi personaggi popolano la scena dell'umano sapere, tutte le correnti filosofiche e scientifiche che derivano dalla sapienza di Platone e di Aristotele, che hanno una collocazione centrale, quasi fossero proprio le sorgenti dalle quali tutta la sapienza deriva. E c'è anche un personaggio singolare in primo piano, il cosiddetto Eraclito, posto che sia Eraclito. Ma oggi gli studiosi preferiscono chiamarlo il pensatore solitario. Questo uomo di mezza età, potremmo dire, barbato, che sta scrivendo qualcosa con la testa appoggiata al pugno chiuso, isolato da tutti gli altri. Sta pensando, sta riflettendo. E questa è una, è stato detto, ma io credo che sia assolutamente vero, una specie di obliquo, trasversale omaggio che Raffaello fa a Michelangelo Buonarroti, che proprio in quegli anni stava dipingendo la volta della Sistina. A metà dell'anno 10 Raffaello comincia a dipingere qui dentro, nel 1508, buona parte della volta della Sistina era visibile. E sicuramente Raffaello, con quella sua straordinaria capacità mimetica di guardare, di osservare, di replicare lo stile degli altri, ha voluto rendere questo omaggio alla grandezza artistica del suo antagonista, cercando di dare immagine anche alla eccentricità, come dire, caratteriale di Michelangelo stesso. Che questa figura sia uno specifico, volontario omaggio di Raffaello a Michelangelo, lo possiamo capire anche dal fatto che quella figura è un ripensamento, è un intervento successivo
non c'era nella prima stesura, lo possiamo capire anche dal cartone che si conserva nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. Raffaello ha abbattuto un pezzo di intonaco che aveva già fatto e ha deciso, dopo che aveva visto la volta della Sistina, di dipingere il suo obliquo, singolare omaggio a Michelangelo Buonarroti. Questa dunque è la parete dedicata al sapere umano. Vale la pena di osservare come lassù la figura allegorica, questa donna in trono, circondata da cherubini, che rappresenta appunto la filosofia, porta una scritta in latino molto significativa, causarum cognitio, conoscenza delle cause delle cose. Come dire che dovere primario, irrinunciabile dell'uomo, di qualsiasi uomo, è la conoscenza. La conoscenza non conosce classificazioni di tipo ideologico, di tipo confessionale. Nel mondo delle scienze dobbiamo leggere tutti, dobbiamo capire tutti, anche l'ateo Epicuro, anche il musulmano Averroè, anche il cinico Diogene. E dico questo perché sappiamo dai documenti che l'idea, l'iconografia, i concetti che qui sono espressi, Giulio II della Rovere li aveva bene in testa e li aveva precisamente spiegati e indicati al suo pittore, al giovanissimo Raffaello. Ma il Papa di Roma è anche il custode dell'ortodossia, è il difensore della fede, se no non sarebbe Papa naturalmente. E in quella parte della libreria che era destinata a ospitare testi di religione, ecco che c'è la cosiddetta disputa del sacramento. Questa espressione l'ha inventata Giorgio Vasari ed è piuttosto sbagliata, perché in realtà i personaggi qui raffigurati non disputano, ma piuttosto si emozionano, si stupiscono. Non hanno parole, potrei dire, di fronte al vertiginoso mistero che viene qui rappresentato, perché il mistero che qui Raffaello rappresenta è quello del Verbo incarnato, Dio onnipotente ed eterno che sta lassù in paradiso, che tramite il Figlio Cristo e la colomba dello Spirito Santo si incarna nell'ostia consacrata. E infatti il fuoco prospettico e simbolico di questa scena è proprio l'ostensorio con l'ostia consacrata che sta al centro dell'altare. E i personaggi che gli stanno intorno consultano i loro libroni, no? I grandi dottori della Chiesa, Girolamo, Gregorio, Agostino, ma anche Bonaventura di Bagnoregio, anche Tommaso d'Aquino, ci mette anche il Beato Angelico e anche Dante Alighieri fra i teologi. Ma non riuscirebbero a capire nulla perché il Verbo incarnato è un mistero inconcepibile ed ineffabile, inconcepibile. Perché non c'è mente umana che possa contenerlo, ineffabile perché non c'è lingua umana che possa rappresentarlo. E allora come si fa? Vedete quell'angelo biondo in primo piano? È lui che invita con un sorriso, con un gesto dolce, suadente, verso la contemplazione del mistero. Ma cosa sarebbe la vita degli uomini se non ci fosse la certezza della legge? Questo Giulio II lo sapeva bene, era un papa, era un legislatore. E quindi lui vuol far dire a Raffaello, qui, nella sua biblioteca, in questa parete destinata ad ospitare i testi di diritto canonico, di diritto civile e penale, la sua idea di giustizia. Che cos'è la giustizia per Giulio II della Roma? Intanto rappresenta la istituzione dei due massimi codici, il corpus iuris dell'imperatore Giustiniano, cioè la summa del diritto romano rielaborato dal suo ministro della giustizia Triboniano, e infatti qui si vede Triboniano che consegna al suo imperatore il corpus iuris aggiornato e rivisto, mentre dall'altra parte un papa antico, che però ha il volto di Giulio II della Rovere, accoglie le decretali canoniche, cioè il codice di diritto canonico. Ma le leggi, tutte le leggi, sia quelle canoniche, quelle civili, quelle penali,
sono buone soltanto se sono ispirate dalle virtù. Ebbene, Raffaello lassù, nella lunetta, ha raffigurato tutte queste virtù. C'è per esempio la forza che si appoggia alla quercia, simbolo araldico di Giulio II della Rovere. C'è la prudenza che si guarda nello specchio, c'è la temperanza che tiene le briglie in mano, così come si guida un animale. E poi c'è la fede, quel puttino alato che indica col dito verso l'alto. E c'è la speranza con la fiaccola che brucia. Giulio II della Rovere sa bene che la vita può essere consolata soltanto dalla bellezza. Questa è una cosa che a me personalmente piace molto. E su questa parete, quest'altra parete breve, c'erano i libri che parlavano di poesia. Testi di Omero, di Virgilio, di Orazio, poeti greci, romani, ma anche quelli moderni, anche Petrarca, anche l'Ariosto, anche il Sannazaro. E cosa rappresenta qui Raffaello? Rappresenta Febo Apollo, Apollo Citaredo, Apollo che suona la cetra, che sta in cima al colle Parnaso, che era il luogo del dio, appunto, secondo la mitologia greca. Intorno ci sono le muse, che rappresentano le varie arti. E Raffaello ha immaginato che una scala portasse i poeti verso la gloria del Parnaso. Guardate come in primo piano lui è rappresentato da una parte questo vecchio poeta, probabilmente da identificare con Orazio. Orazio era conosciutissimo e citatissimo dagli intellettuali dell'epoca. Orazio delle satire, soprattutto. Dall'altra parte invece c'è questa donna che dichiara chiaramente la sua identità. È Saffo. Saffo che era anche allora una icona lesbica. Sapevano tutti chi era Saffo. Eppure il Papa non ha esitato a mettere qui, a rappresentare la poesia, la poetessa Saffo. E accanto a Saffo, poetessa d'amore, c'è l'altro poeta moderno dei sentimenti d'amore, cioè Francesco Petrarca. La cosa più straordinaria è che la figura allegorica che c'è anche qui è rappresentata da un angelo con le ali, una figura alata, perché la poesia è alata, la poesia ci porta in alto, ci trasfigura in un certo senso. E questo è così vero che quest'angelo porta un cartiglio che dice «Numine afflatur», cioè la poesia, la bellezza. È ispirata dal Dio. In questo caso il Dio è Apollo, naturalmente, ma in senso traslato si può intendere proprio la presenza di Dio, della divinità. La bellezza di questo mondo affidato alla pittura, all'arte, alla poesia è come l'ombra di Dio sulla terra. C'è da dire, ed è un aspetto che ci fa capire anche la umanità di Raffaello. Tutti i contemporanei parlano di lui come di un giovane uomo, molto bello prima di tutto, molto amato, un uomo che nonostante la sua vertiginosa bravura sapeva essere rispettoso anche di altri pittori meno celebri, meno fortunati di lui. Lo vediamo proprio qui nella stanza della segnatura, perché quando lui arriva c'era un altro pittore, un anziano pittore, il Sodoma, che aveva cominciato a dipingere la volta. Raffaello non distrugge quello che aveva fatto il suo predecessore, ma lo lascia. Infatti molti dei decori della volta sono quelli del Sodoma, mentre sono di Raffaello i riquadri che rappresentano episodi biblici. Ma quando c'è stato il momento di dipingere la scuola d'Atene, ha voluto rappresentare se stesso accanto al suo più vecchio predecessore. Abbiamo qui il ritratto di tutti e due, il giovane e il vecchio, il prima e il dopo. Questo, secondo me, è un atto di umanità e di cortesia che si sposa perfettamente bene con la descrizione che i contemporanei fanno di questo giovane e bellissimo uomo che è morto purtroppo a soli 37 anni. Si può discutere se è questa la stanza della segnatura, il punto più alto di Raffaello pittore. Secondo me, il vertice assoluto del suo stile, lui lo raggiunge
nel tempo immediatamente successivo, quando ancora per Giulio II comincia a dipingere la stanza che viene subito dopo. Qui Raffaello tocca veramente il vertice, il culmine del suo stile, almeno a mio modo di vedere. E vedremo perché. Dopo la stanza della segnatura, ecco la stanza che noi conosciamo come di Eliodoro. Si chiama così perché una delle scene qui rappresentate è quella di Eliodoro, il ladro sacrilego che secondo la Bibbia aveva cercato di saccheggiare il tesoro del Tempio di Gerusalemme e viene scacciato da guerrieri armati, gli angeli del Signore inviati contro di lui. Le scene che qui sono raccontate hanno una forte valenza teologica, provvidenziale ed anche, in definitiva, politica. Sono tutte scene che vogliono raccontare l'intervento di Dio nella storia della sua Chiesa. Dio caccia il ladro sacrilego Eliodoro dal tempio e qui vediamo Eliodoro travolto dal celeste cavaliere. Dio interviene quando Attila sta per invadere l'Italia e vuole distruggere Roma e vediamo che il Papa lo ferma. Dio libera San Pietro dal carcere dove l'avevano gettato gli ebrei. Siamo alle origini della storia della Chiesa. Ma perché Dio difende la sua Chiesa? Perché interviene nella storia per proteggerla, per sconfiggere i suoi nemici? Lo fa perché il Papa di Roma crede nella resurrezione di nostro Signore, crede nella presenza reale del corpo e sangue di Cristo nel mistero dell'Eucaristia. Il giorno in cui il Papa non ci crederà più, quel giorno Dio leverà la sua mano dalla protezione del suo popolo. E questo concetto grandissimo e bellissimo è raffigurato nella scena dove si vede il Papa di allora, Giulio II della Rovere, che evoca il miracolo di Bolsena, un miracolo accaduto 2 secoli prima, quando un prete che stava celebrando la messa, che a un certo punto dubitava della presenza reale, vede spezzando l'ostia il sangue schizzare e macchiare il corporale. Quindi il Papa è custode del Corpus Christi, il Papa è il testimone, il garante della fede. E finché la fede del Papa e del popolo che lui rappresenta esiste, il Dio non abbandonerà il suo popolo. Guardate la straordinaria capacità che ha in questo momento della sua esistenza Raffaello di rappresentare le umane figure, no? Nessuno in quegli anni, se non forse Albrecht Dürer in Germania, ci ha dato ritratti così intensi, così assoluti come quelli che qui Raffaello ci fa vedere. Guardate gli svizzeri del Papa, questi giovani uomini inginocchiati in primo piano. Soldati di razza tedesca, si vede, pelle chiara, rosa, capelli biondi. Bisognerà aspettare Velázquez per trovare dei ritratti altrettanto intensi. Vi ho detto che per me questo è il momento più alto di Raffaello pittore, perché è il momento nel quale Raffaello scopre il colore veneziano, la civiltà del colore che veniva da Giorgione, dal primissimo Tiziano, che era stata portata a Roma da pittori come Sebastiano del Piombo, per esempio, che Raffaello conosceva bene, come Lorenzo Lotto, presente nel cantiere Vaticano di Raffaello. E quindi vediamo qui, per la prima volta,
degli autentici capolavori di rappresentazione della natura umana sotto il segno del colore. La cosa più straordinaria è l'episodio della liberazione di San Pietro, giustamente celebre. È il primo vero notturno nella storia dell'arte moderna. San Pietro è nel carcere. Il carcere è improvvisamente visitato dall'angelo, ma l'angelo è come un meteorite, come un globo di luce che incendia tutta la scena circostante. L'angelo sveglia San Pietro, spezza le sue catene e lo porta fuori come in trance, come un sonnambulo, mentre cadono fulminati dal sonno i soldati che gli dovevano fare la guardia. E guardate anche alla compresenza di ben tre fonti di luce, perché una fonte di luce è l'angelo, quella è la fonte di luce più importante. L'altra fonte di luce è la torcia che un soldato tiene in mano. La terza, infine, è la luna, che veleggia in un cielo sciroccoso. E questa luna, in questa notte che sta già trasfigurando verso l'alba, è una delle cose più straordinarie che mai la pittura abbia inventato. Guardate questo notturno di Raffaello, all'anno 1512 o 13, e dovrete riconoscere che prima viene questo, poi viene la ronda di notte di Rembrandt, poi viene il Tres de Mayo di Goya, ma all'origine c'è lui. C'è Raffaello che racconta una notte di luna alla periferia di Roma, in un giorno di scirocco d'estate. E immagina che tutto questo avvenga a Gerusalemme. E poi c'è la scena che sta alle mie spalle, quella di Papa Leone Magno che ferma Attila sulle rive del Po. Vedete che il Papa ha il volto di Leone X Medici. Giulio II della Rovere era morto nel febbraio dell'anno 13. Sale sul trono di Pietro il cardinale Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico. Leone X, lui. E Raffaello immagini che il Papa di oggi, con la sua corte, ma immaginato come fosse quello di allora, ferma Attila. E Attila si ferma, vedete questo formidabile gorgo di guerrieri e di cavalli che si agita, no? Come un mare in tempesta, perché dice la leggenda che Attila vede in cielo i protoapostoli Pietro e Paolo armati di spada. E la cosa straordinaria, l'abbiamo visto durante l'ultimo restauro, è la sottigliezza pittorica che Raffaello dimostra in questo affresco. Guardate per esempio il paesaggio, forse la cosa più bella di tutto questo affresco. Immagina che la scena avvenga anche qui alla periferia di Roma. Sullo sfondo si vede il Colosseo, un Colosseo grigio, violaceo, un Colosseo spettrale, potremmo dire. E Monte Mario brucia di incendi, vedete quegli incendi che sembrano bombe al napalm sullo sfondo. E Attila sta su quel cavallo nero che è il diavolo naturalmente. E ha gli occhi rossi, perché dove può stare Attila se non su un cavallo nero, che altro non è che la personificazione del diavolo. La stanza ha una sua completezza. Perché se le scene affrescate nelle pareti raccontano i grandi episodi storici di intervento di Dio nella storia della sua chiesa, nella volta un allievo di Raffaello che non è stato ancora esattamente identificato, utilizzando dei cartoni di Raffaello, dei disegni di Raffaello, e ispirandosi anche a anatomie di Michelangelo, perché è molto michelangiolesco l'artista che lavora nella volta della stanza di Eliodoro, noi vediamo che qui sono rappresentati episodi dell'Antico Testamento che si riferiscono simbolicamente, teologicamente, al concetto dell'intervento provvidenziale di Dio nella storia. Per cui si vede il patto di Dio con Noè. Si vede Mosè che vede Dio nel roveto ardente. Si vede il sacrificio di Isacco. Il sogno di Giacobbe che vede una scala
percorsa dagli angeli che portava dalla terra al cielo. Non possiamo lasciare la stanza detta di Eliodoro senza fermarci sul volto di Giulio II della Rovere. Erano i suoi ultimi mesi di vita quando Raffaello lo raffigura qui. Lo raffigura mentre è portato in sedia gestatoria, come un attore che entra nella scena, entra nel concreto teatro della storia. E qua c'è il Papa che medita sulla presenza reale del corpo di Cristo nel mistero dell'Eucaristia. Guardate l'intensità con la quale Raffaello riesce a rappresentare il volto di questo grande uomo al quale era molto legato, come sappiamo. Fermiamoci di fronte a questo incredibile cavallo. Cavallo bianco che travolge il ladro Eliodoro. Nel volto di Eliodoro è manifesto il terrore di fronte al guerriero celeste che lo travolge. L'oro che ha rubato, vedete, si rovescia per terra. Scappano impauriti anche i suoi accoliti, quelli che con lui avevano saccheggiato il Tempio di Gerusalemme. Ma la cosa che a me colpisce di più è la intensità pittorica con la quale Raffaello ha rappresentato il sommo sacerdote Onia, questo vecchio prete quasi trasparente sullo sfondo. E addirittura mentre il sommo sacerdote prega il suo Dio di intervenire, ecco che Raffaello ha rappresentato che le fiamme della candela tremolano, fanno fumo, come se fossero agitate dal vento. Basterebbe questo particolare naturalistico per capire la grandezza di Raffaello. In questi anni, fra il 12 e il 14, le date sono scritte, già al tempo di Leone X, capire la sua grandezza. Ed eccoci nell'ultima sala, la più grande di tutte, e almeno tre volte quella di Eliodoro, per esempio. È la stanza che tutti conoscono come la stanza di Costantino. Raffaello, che l'ha progettata, non ha potuto vederla finita, perché è morto il 6 aprile dell'anno 1520. Questa era la sala, come dire, delle grandi cerimonie pubbliche. Chi entrava qui dentro, soltanto guardandosi intorno, doveva capire che il primato anche politico della Chiesa di Roma non solo era benedetto da Dio, ma era stato anche storicamente legittimato dal grande imperatore cristiano Costantino. Raffaello sapeva bene che la sua ultima impresa sarebbe stata questa. Ed ha fatto in tempo anche a fornire alcuni disegni, per esempio per la battaglia di Costantino. Aveva già in mente la decorazione dell'intera sala. Però purtroppo succede che un anno dopo la morte di Raffaello muore anche il Papa Leone X Medici. Per fortuna il Papa che venne dopo, Clemente VII Medici, non volle sentir ragioni e affidò il lavoro agli eredi di Raffaello, cioè a Giulio Romano e a Giovanni Francesco Penni. E furono loro che, sui disegni del maestro, attuando con varianti naturalmente il suo progetto, realizzarono tutto quello che vedete. I lavori di affresco vennero condotti fra il 1521 e poi si conclusero nel 1524, in fondo in una manciata di anni venne realizzato tutto quello che vedete. Lo stile italiano raffaellesco che occupa il Cinquecento e che poi conquista tutta l'Europa nasce qui. E nasce a opera di allievi
assolutamente eccellenti, soprattutto uno, Giulio Pippi, detto Giulio Romano perché era di Roma, probabilmente quel giovanotto moro con la spada che vedete sulla destra di questo affresco, un giovane artista che poi al tempo del sacco di Roma del 1527, vista la devastazione che è capitata nella città e il mercato artistico completamente finito, sceglie saggiamente di trasferirsi altrove, va a Mantova al servizio di Federico Gonzaga. Questo per dire come è stato grande l'insegnamento e l'eredità di Raffaello. D'altra parte, provate a guardare da vicino la battaglia di Ponte Milvio. Sapete cosa succede a Ponte Milvio, cosa raccontano gli storici? Succede che l'esercito di Massenzio, che poi la tradizione cristiana ha sempre rappresentato come un pagano cattivissimo, eccetera, eccetera, ebbene, l'esercito di Massenzio viene sconfitto e fatto a pezzi sul Ponte Milvio. E questo racconta Giulio Romano, insieme alla squadra dei suoi collaboratori, in questa magnifica battaglia. Bisogna vedere da vicino che cosa è capace di fare. Guardate per esempio la figura del guerriero ucciso, quel giovane uomo biondo rovesciato e quasi pietrificato nell'acqua. Guardate quell'altro che riflette i suoi colori, il rosso della lorica di cui è vestito nell'acqua del Tevere, perché quello è il Tevere, quello è Ponte Milvio, e i due eserciti si affrontano l'uno contro l'altro, ma al centro c'è, sul cavallo bianco, Costantino Imperatore, che travolge d'impeto i nemici, vedete i cavalli travolti, mentre i suoi inalberano, lo vedete in secondo piano, la croce di Cristo e naturalmente gli angeli che sostengono e appoggiano la vittoria di Costantino. Ma la battaglia di Ponte Milvio è un po' il secondo atto del film Costantino, no? Prima c'è l'episodio della croce. Alla vigilia della battaglia contro Massenzio, l'esercito di Costantino è accampato in vista del Tevere, Costantino sogna un angelo che porta la croce. E sogna anche che questa croce è accompagnata da un'iscrizione latina che dice «In hoc signo vinces», «In questo segno vincerai». E allora cosa fa Costantino? Questo racconta la scena. Chiama tutti i suoi ufficiali e arringa il suo esercito prima della battaglia, convincendoli a usare come vessillo di guerra la croce di Cristo. Naturalmente tutto questo è assolutamente leggendario, non c'è nulla di vero, ma è proprio il mito, la mitografia, per meglio dire, di Costantino che interessa qui rappresentare. E allora ecco Costantino che fuori della sua tenda imperiale, comandante dell'armata, sta parlando ai suoi ufficiali che accorrono verso di lui. E c'è anche il dettaglio scherzoso, ironico, del nano, in primo piano, questo personaggio fra caricaturale e mostruoso che si diverte a giocare con le armi del capitano. E poi succede che Costantino si fa battezzare. Anche qui la storia trasfigura nella leggenda. Noi sappiamo bene che Costantino è stato un abilissimo politico, uno che ha capito che il cristianesimo trionfante poteva essere un formidabile instrumentum regni. E senza crederci più che tanto, in realtà si servì lui della potenza di fuoco del cristianesimo che stava emergendo un po' dappertutto nell'area dell'impero. Che sia stato battezzato in punto di morte oppure no, questo non lo sapremo mai. E tuttavia si è costruita la storia di Costantino che viene battezzato, qui addirittura
dal Papa, da Papa Silvestro, si chiamava così il Papa di allora, intorno a tutti i suoi dignitari, tutti i personaggi della sua corte, perché questo episodio è il prologo a quello che sarà l'episodio finale, quello più importante, questo, cioè Costantino, battezzato, convertito, che consegna la potestà imperiale al Papa di Roma. Da circa un secolo era stata dimostrata la falsità del cosiddetto testamento donazione di Costantino, Costantino che dona Roma al Papa. E tuttavia qui dentro, l'argomento è tutt'altro che eliminato. Non possiamo lasciare la sala di Costantino senza ricordare almeno i due grandi papi medici che l'hanno voluta. Senza di loro non esisterebbe la sala di Costantino. Prima Leone X e poi Clemente VII, l'uno e l'altro a distanza di pochi anni. E qui ci sono i ritratti di entrambi. Così come dovrebbe essere il grande, potente banchiere tedesco di Augsburg, Fugger, quel signore in mantello nero e grigio che vedete ben in vista in fondo. La finanza vaticana si reggeva sulle linee di credito che i grandi mercanti tedeschi e fiamminghi consentivano. E c'è anche un'iscrizione in latino che dice esattamente, in un nitido sintetico latino, che l'impresa avviata da Leone X veniva conclusa nell'anno di Cristo 1524 da Clemente VII. Ancora pochi anni e Roma avrebbe conosciuto il sacco. Qui dentro, dove siamo noi oggi, sarebbero entrati i lanzi luterani del conestabile di Borbone e avrebbero inciso sugli affreschi il nome di Lutero e saccheggiato le dimore del Papa, che qui invece celebra tutta la sua gloria. Raffaello muore a 37 anni il 6 aprile del 1520. Muore nello stesso giorno in cui era nato. Probabilmente muore di febbri malariche. Le febbri malariche erano una malattia endemica e sovente mortale nella Roma di allora. E muore in pochi giorni, è un decorso velocissimo la sua malattia. Il funerale si tenne dentro la chiesa del Pantheon. Credo che mai più nella sua lunga storia Roma ha visto un funerale più toccante, più commovente. Il corpo del pittore era collocato al centro della chiesa, tutti conoscete il Pantheon. E dietro di lui avevano messo la trasfigurazione di Cristo. Giorgio Vasari dice che le ultime ore di vita lucida del pittore, prima di mettersi a letto e velocemente morire, le aveva dedicate al volto del trasfigurato. Comunque la trasfigurazione, che adesso sta nella Pinacoteca Vaticana, era dietro il feretro. E, dice ancora il Vasari, la gente che affollava la chiesa del Pantheon piangeva, non riusciva a trattenere le lacrime, vedendo lui morto e quella viva.
Questo collegamento di Raffaello con la chiesa del Pantheon, per fortuna dura ancora e chiunque può andare a far visita a Raffaello proprio nella chiesa del Pantheon, seconda cappella a sinistra. C'è la tomba del grande pittore. Ha voluto farsi seppellire in un antico sarcofago romano, lui che il Papa Leone X aveva fatto soprintendente alle antichità di Roma, che conosceva e amava la scultura e l'arte classica. Su questo sarcofago romano il suo amico, il poeta Pietro Bembo, fece incidere due splendidi versi, due distici latini che dicono esattamente così: Hic jacet ille Raphael, qui giace quel famoso Raffaello. Magna parens frugum, cioè la grande madre di tutti i viventi, cioè la natura, timuit, quos hospite vinci. Ha avuto paura quando lui era vivo di essere sconfitta, perché lui è più bravo della natura. Et moriente mori, e di morire quando lui è morto. Io credo che mai un artista abbia avuto un omaggio poetico più intenso, più toccante e soprattutto più vero di questo, perché anche noi, dopo tanti secoli, come Pietro Bembo, continuiamo a credere che Raffaello è stato il pittore più grande di tutti i tempi.